Fogolare Veneto, a cura di Amedeo Sandri e Maurizio Falloppi. Radio Eco Vicentino. Ma che bello, il mio amico sommelier Maurizio Falloppi mi ha portato due bottiglie di vino che sembrano il nome dei santi, quelli strani di cui io parlo tutti i giorni in radio. Uno, se leggo bene, è Serpino, giusto? Perfetto, Maurizio? Perfetto. E l'altro è il Pinello, San Pinello. Allora, due vini sì. prodotti sui Colli Eugani, molto vini bene. Molto leggeri, sì. gradazione 11 gradi, serviti molto freddi, mi raccomando, sì, sì. e vini da bersi giovani. Non tenerli in cantina a 3-4 anni come dei rosci. Vanno bevuti assieme a un piatto straordinario di cui adesso ci parlerà Amedeo. Vedo che hai in mano delle orecchie. Cosa sono? Sto scherzando. Insomma, sai, ecco, stiamo parlando di coniglio. Esatto, non esatto. di gatti, di coniglio. No, coniglio. Ecco. Coniglio come, Amedeo? Allora io vorrei con darti... questi vini. Sì, vorrei darti una ricetta un po' particolare. Sì. Bisogna innanzitutto disossare il coniglio. Sì. E questo già è un lavoro, insomma, che uno vede un po' così, no? Meglio farlo fare al macellaio. Sì, lo fa al macellaio. Bene. Disossa il coniglio, lo apre a libro, sì. praticamente, e lasciandolo intero. Certo. Dopodiché, all'interno del coniglio, sì. uno ci mette un parallelepipedo di polenta fredda. Ma che meraviglia! Avvolta nella sì. pancetta affumicata stufata. Sì. Poi con una foglia di costa sbollentata, quindi verde, e infine delle fettine sottili di speck. Lo mette questo parallelepipedo di polenta sì. lungo quanto il coniglio, sì. all'interno del coniglio stesso, sì, sì. che forma praticamente l'ossatura del coniglio, certo, che non c'è più. Certo. E quindi il coniglio viene arrotolato attorno a questo parallelepipedo di polenta, rivestito con la pancetta, lo speck e le coste. Sì. E si chiude come un arrosto con lo spago certo, bianco certo. da cucina. Sì. Dopodiché lo fai al forno. Lo fai al forno e non in teccia. Quindi per quanto in forno? Lo cuoci in forno per circa un'oretta, no? Con sotto, sai, cipolla, sedano, carota, salvia, rosmarino. Il classico. No, un goccino di vino bianco per farlo bere durante questo caldo. E un filo d'olio d'oliva buono. Olio d'oliva, sì, non serve mettere, perché dentro c'è già pancetta certo. e c'è già speck, quindi.